Buon pomeriggio, o meglio dire con questo clima più invernale che primaverile, ma tanto ci siamo abituati. Siamo qui perché è giusto parlare, come ci fa Lunghino, il caro Tegger, sì, il caro Tegger entra di diritto, anche se per me già lo era, nella sala della gloria, delle leggende, della WWE Universe, veniva il 22, che dire, una cerimonia davvero straordinaria, seppur con gli estratti già si capisce come in guardi Dallas, Texas, si respira un'area straordinaria, anzi stupenda, così come definito presso almeno quest'anno dalle due notti stupende, ed è stato proprio così già con SmackDown e la Lofen, che insomma meraviglia e creme la crema, anche perché abbiamo avuto i fratelli Steiner con ovviamente l'introduzione di Braun Breaker, che ricordiamo quest'oggi almeno seconda voce di corridoio dovrebbe riconquistare il titolo, la loro massimo mondiale di NXT ai danni di Dolph Ziggler a NXT TakeOver Stand and Deliver alle 18 pre-show sul canale ufficiale YouTube della WWE. Poi abbiamo avuto Vader, ovviamente lui non c'è più, è venuto a mancare qualche annetto fa, un paio d'anni fa, e di conseguenza i suoi familiari hanno dato omaggio a colui che è stato il Vader Time, quella colei che è stata la signora Booker T. Charmella durante l'epopea dei primi anni 2000, soprattutto il periodo di King Booker T, campione anche mondiale, devo dire davvero una sfilata della signora Charmella straordinaria. Il premio, il Warrior Award da Chad Gaspard, poverino venuto a mancare diversi anni fa, momento a noi della vita che a noi può capitare a tutti, anche io per esempio ho vissuto momenti difficili, particolari diciamo alle spalle, però bisogna stare sempre in guardia. Poi vediamo, non so se sto dimenticando qualcuno, perché sono anche in breda ai miei imminenti impegni, tra nonostante un clima atmosferico non ancora primaverile, purtroppo tra allenamento di baschini e gara di domani al campionato regionale di pallacanestro baschin. Concludiamo un po' il video con due minuti e mezzo parlando di quella che è stata davvero un'esposizione magistrale, straordinaria del vecchino di Undertaker, che ha fatto un, potremmo dire, un omaggio all'universo WWE per tutti i suoi trascorsi e ovviamente le gesta che lo hanno caratterizzato, il caro Undertaker, ringraziando le tante leggende di cui ha affrontato: Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H, Under Triple H, o alcuni compianti come Yokozuna o altri, insomma un discorso straordinario, fenomenale, preceduto da Aldrano, dal presidente, il chairman della WWE, Vincent Kennedy McMahon, e la cosa finale, che ovviamente
ha sorpreso, possiamo dire, in questa fase particolare di cui sappiamo tutti, comunque Undertaker è giunto ad un'età abbastanza elevata per continuare magari a combattere, invece lui ci dirà la chiusura del suo discorso, ovviamente prima poi della chiusura con l'alzata dal braccio il suo segno distintivo per Andonomasia, dicendo la frase in inglese che è tradotta in inglese, o come vogliamo dire in americano, che tradotto vuol dire mai dire mai. Questo può farci già pensare delle fantasie di un possibile one more match, un ultimissimo match per davvero, però ho detto attenzione, ha comunque la sua età Undertaker, e come ho scritto su Facebook già il mio pensiero simbolico per Undertaker, il suo corpo comunque è stato abbastanza tartassato tra infortuni e operazioni appunto al suo corpo per risanarlo dalle innumerevoli e dagli immensi sforzi durante le sue immense e straordinarie gesta e battaglie, e non dimenticando neanche il suo fratello di compagnia, ovvero Kane, la Red Machine. Quindi ci lasciamo in questo video dicendo la frase mai dire mai, potrebbe essere concreta o possiamo dire è ovvio che Undertaker sa di aver stuzzicato un lato libero nostro, dei fan sostenitori, ma con diciamo il pensiero che lui appunto ha una veneranda età, però appunto lui ha detto mai dire mai. Io quello che mi sento di dire è che è ovvio che se parliamo di un contesto a minimo danno potrebbe anche starci, però stiamo a vedere. Bene, che dire, ora ci attendono le due serate di WrestleMania oggi, tra sabato e domenica, tra domenica e lunedì, godiamocela. Poi sicuramente darò un videoclip anche su questo, perché diciamo gli altri pay-per-view faccio solo una presentazione, ma questo ha davvero bisogno anche di un punto di vista di una persona che lo guarda da fuori, seppur a distanza, perché insomma io sono qui in Italia, al sud a Trani, loro sono dall'altro capo del mondo, in America, e quindi mani sul tavolo, non facciamo cadere il tavolo, niente scherzo. E allora, buon proseguimento a tutti quanti voi, quindi il mio grazie un milione e un biliardo di volte va al caro Undertaker per le sue gesta immense. È ovvio che tornare a combattere, sia pure per un ultimissimo match, vuol dire pensarci su tantissime volte con le dovute cautele e precauzioni. Quindi noi ci rivediamo presto quando vi per commentare WrestleMania. Ciao!